Clinton avete avuti dal signor cardinale? Voi me lo mandaste per antico, ma il cardinale ha l'occhio esperto. E voi no. Io so le parole che mi si dicono. Falso, fu lui che si offerse a Lorenzo Popolano di venderlo per antico e ci ricavò una senseria di 170 ducati. Ma ora non più, il cardinale ha rifiutato il bambino. E voi lo venderete a 300. Dio mi punisca se l'ho pure pensato. Ma chi volete che compri un falso? Io. Vi rendo i 30 ducati, rendetemi il bambino. Si può vedere questo bambino? Ma io ho soddisfatto chi me l'ha mandato, ho lettere che lo provano. 30 ducati è tutto quello che ho, ma rendetemi il bambino. Il bambino è mio. Lo farà in 100 pezzi piuttosto che rendervelo. E dite a messer Popolano che io ho orecchi da intendere anche ciò che si dice a Firenze. E se lui va parlando di me come parla, lo stia poi a scrivere d'amicizia. Fuori di qui ora. O vi faccio condurre via dal Bargello. Tu via. Vediamo d'accordarci. No? Voi siete il padrone qui, messer Uccellai. Ma non mi chiedete ciò che in coscienza non posso accordare. Ladri, mercanti, usurai, che Dio li confonda. Avete già impegni a Roma? Ho un'intesa con Iriario, il signor cardinale di San Giorgio. Lui sa capire il falso, ma sa anche intendere il vero. Iriario mette tanta carne al fuoco che non gli resta il tempo di mangiarla. Ha già impegnato una dozzina di artisti. È anche un uomo pieno di dubbi, il signor cardinale. Non se ne farà nulla, lo so già. In tal caso, non lavorereste per me? Lavorava con furia, giorno e notte, per vincere la nostalgia di Firenze, in una città che lo tentava con le sue antiche bellezze. Ma lo spettacolo quotidiano della corruzione lo spingeva sempre di più dalla parte del Savonarola. Tremava per lui, ormai scomunicato e considerato eretico marcio, e aveva paura per se stesso. Scrisse al fratello Buonarroto una lettera ambigua e reticente, per metterlo in guardia sui modi sbrigativi che si usavano a Roma per gli eretici. E la firmò con un altro nome. Al padre che seguitava a chiedere denaro, scriveva: comperai un pezzo di marmo ducati 5 e non fu buono. Poi ne comperai un altro pezzo, altri 5 ducati, e questo lavoro per mio piacere. Sì che voi dovete credere che io spendo e ho delle fatiche. Pure quello che mi chiederete io ve lo manderò. Dovessi vendermi per schiavo. Così nacque, in questa atmosfera di fervore e di dubbi, il suo primo capolavoro, il Bacco. Ancora sotto l'influsso dell'umanesimo e certamente ispirato al ricordo di Lorenzo degli anni felici dell'adolescenza. Ma nell'estrema finezza del modellato già si intravede una mollezza autunnale, come di una stagione del gusto al tramonto. Così talvolta, alle soglie dell'età adulta, la sensibilità del passato si acuisce in una sorta di struggente, vaga dolcezza.
Grazie. Grazie, messer Buonarroti. Di nulla, di nulla. Ora andatevene con Dio. Entrate, messer Jacopo, e guardate questa meraviglia, il blocco che scelsi a Carrara. Il cardinale di San Dionigi non avrà speso i suoi ducati per me. Che c'è, messer Jacopo? Ho nuove di Firenze. Mio padre, qualcuno della mia famiglia. Frate Savonarola. È a Roma. Ora non si muoverà più di Firenze. Imprigionato. Morto. Il Borgia si è vendicato. L'ha fatto impiccare e poi ardere. Poi, per paura anche delle sue ceneri, le hanno gettate in Arno. E Firenze? Cosa ha fatto Firenze? La scomunica ha gettato scrupoli tra i seguaci del frate. Molti lo hanno abbandonato. Il Borgia ha minacciato la città d'interdetto se non obbediva. Che fai? Ora tutto è consumato. A bottega.
si fa elmi di calici e spade. Il sangue di Cristo si vende a giumelle. Croce e spine son lance e rotelle. Eppur da Cristo pazienza cade. Non carrivi più in queste contrade, che andrà il sangue suo sino alle stelle, poscia che a Roma gli vendon la pelle e ci d'ogni ben chiuse le strade. Il verseggiare che aveva appreso dal poliziano esprimeva ora i concetti di frate Gerolamo. Stupiva soprattutto nella pietà l'età troppo giovane della madre rispetto al figlio. E ragionandone col convivi, Michelangelo disse: «Non sai tu che le donne caste molto più fresche si mantengono che le donne non caste? Anzi, ti vo dir di più, che tal freschezza e fior di gioventù, oltre che per natural via in lei si mantenne, è anche credibile che per divina opera fosse aiutata a comprovare al mondo la verginità e purità della madre». Non era la prima volta che Michelangelo scolpiva la Vergine. Già la sua primissima opera, quando era ancora a Palazzo Medici, era stata un'immagine della madre. Ora, tornato a Firenze da codesta Roma corrotta, ancora lo ispirò la maternità. Scolpì una Madonna, ora in Notre Dame di Bruges. Dipinse il tondo Doni. In seguito scolpì il tondo Pitti e il tondo Taddei. E non è escluso che codesto amoroso insistere sul giovane volto di Maria contenesse un motivo più segreto. Ricordava il volto di sua madre, morta quando egli aveva appena 6 anni e rimasta perennemente giovane nella sua acerba memoria. Ma il grande motivo eroico della sua scultura era il corpo virile. Lavorava con furia, giorno e notte, per vincere la nostalgia di Firenze, in una città che lo tentava con le sue antiche bellezze. Ma lo spettacolo quotidiano della corruzione lo spingeva sempre di più dalla parte del Savonarola. Tremava per lui, ormai scomunicato e considerato eretico marcio, e aveva paura per se stesso. Scrisse al fratello Buonarroto una lettera ambigua e reticente, per metterlo in guardia sui modi sbrigativi che si usavano di artisti. È anche un uomo pieno di dubbi, il signor Cardinale. Non se ne farà nulla, lo so già. In tal caso, non lavorereste per me? Questo bambino? Ma io ho soddisfatto chi me l'ha mandato, ho lettere che lo provano. 30 ducati è tutto quello che ho, ma rendetemi il bambino. Il bambino è mio.
Lo farà in 100 pezzi piuttosto che rendervelo. E dite a messer Popolano che io ho orecchi da intendere anche ciò che si dice a Firenze. E se lui va parlando di me come parla, lo stia poi a scrivere d'amicizia. Fuori di qui ora. O vi faccio condurre via dal Bargello. Tu via. Vediamo d'accordarci. Voi siete il padrone qui, messer Uccellai. Benton avete avuti dal signor cardinale. Voi me lo mandaste per antico. Ma il cardinale ha l'occhio esperto. E voi no. E io so le parole che mi si dicono. Falso, fu lui che si offerse a Lorenzo Popolano di venderlo per antico e ci ricavò una senseria di 170 ducati. Ma ora non più, il cardinale ha rifiutato il bambino. E voi lo venderete a 300. Dio mi punisca se l'ho pure pensato. Ma chi volete che compri un falso? Io. Vi rendo i 30 ducati, rendetemi il bambino. Si può? Ma non mi chiedete ciò che in coscienza non posso accordare. Ladri, mercanti, usurai, che Dio li confonda. Avete già impegni a Roma? Ho un'intesa con Iriario, il signor cardinale di San Giorgio. Lui sa capire il falso, ma sa anche intendere il vero. Iriario mette tanta carne al fuoco che non gli resta il tempo di mangiarla. Ha già impegnato una dozzina